Il programma è presentato da Mr. Student, benvenuti all'Unisa di Fisciano, ovvero in Salerno, e si spera per la prima e duratura puntata di Jersey Time. Vediamo chi riusciamo a intervistare. Scusami. Una domanda veloce. Stiamo parlando di Zing e di vita a Jersey Shore, non so se lo sai il programma. Comunque vogliamo sapere la prima volta che ti sei ammoccato. Appena sono uscito dalla pancia di mamma. Ti sei già moccato? Com'è stato? Non ricordo tanto bene. Ma hai pollato a pazza o a bomba proprio? Ti ripeto, non mi ricordo tanto bene. Va bene, grazie mille. Ragazzi, abbiamo trovato anche altre due persone che vogliono partecipare al nostro quiz. Siamo con Marco. Walter. Ragazzi, una domanda veloce. Vogliamo sapere la prima volta che vi siete ammoccati. 14 anni. A 15 anni in Cina. E successivamente avete apparato? Diciamo di sì. Qualche anno dopo. Come vi piace schicciare? Nel modo più assoluto o molto romantico? Dipende dalle circostanze. Dipende dalla ragazza, diciamo, se un po' più spinta, diciamo. Vi piace la ragazza frenzola oppure la ragazza un po' più sensuale? Frenzola va bene con le tute, perché no? Lui dipende come sta con la testa. Va bene ragazzi, grazie di sembrare unico di ragazzo bello e studioso nello stesso tempo. Questo Erasmus, oh muy bien. Esto es ayer, no, antes de ayer. Día 20. Aquí. No. No conozco nada. No conoce nada. Eso es. Un saludo. ¿Quién es? Forse siamo qui addirittura con una coppia. La domanda, anzi le domande sono un po' splucide. La prima volta che vi siete ammoccati. Sì. Sì? In inglese. In English. Americano. Oh yeah. This program is called Jersey Time. Yeah, from Jersey Shore. Jersey Shore. You like Jersey Shore TV program? Così, Speak any of some Italian word that you say. Ciao Brice. Tutto posto. Aspetta. Ok. Babbo. Ok, thank you. Sono Ryan. Nice to meet you. Your name? My name is Mr. Student. Mr. Student. Hello from Mr. Student. Hello from America. Hello from America. Mr. Student, bye. Siamo qui con Christian. Allora Christian, due domande veloci. Vogliamo sapere com'è la situazione Unisa. No, per adesso io faccio la facoltà di economia e per quanto mi riguarda sembra che stia quasi migliorando. Adesso mi sono iscritto da poco alla magistrale, sono cambiati i corsi, i professori li vedo molto più attenti allo studente, cosa che durante il periodo della triennale non notavo. Devo dire, a proposito di professori, c'è qualche professore o professoressa, dipende dai tuoi gusti, che ti attizza? Come professoressa, attenzione alla macchina. Come professoressa, sì, in effetti c'è la Supino che non è per niente male al suo fascino. Sì, Supino fa rima con tante cose, però onestamente il suo fascino ce l'ha sempre, devo ammetterlo. E come la vedresti bene? A schicciare oppure a bomba? Presumo a schicciare, qualsiasi cosa sia. Quindi te la ammoccheresti volentieri? Certo, sicuramente, ma ci farei anche dell'altro. Sì. Disponibile. Grandissimo Christian, un saluto a Mr. Student. Ciao. Siamo qui con un altro amico di Mr. Student, il nome? Alessandro. Alessandro, due domande veloci. Com'è la situazione Unisa? Siamo un po' rovinati. C'è qualche professoressa che ti attizza? Oh.
nessuno. No. Qualche ragazza che schicceresti volentieri? Sì, tantissime. Che università ce ne sono volute. Ma si pare a pazzo o a schifo all'università? Pazzo, a pazzo. Un saluto a Mr. Student. Ciao Mr. Student, abbiamo trovato un'altra persona. Siamo con Francesco. Francesco, come definiresti la situazione UNISA? Ma da un punto di vista didattico credo sia buona. Non credo che ci siano grandi problemi. Quindi buona. Dal punto di vista variativo della situazione? Non c'è una mentalità molto aperta per il divertimento. Secondo te si schiccia all'università? Bisogna impegnarsi un po'. C'è qualcuno che appara? Penso di sì. Qualche professoressa o ragazza che ti attizza a bomba proprio? Ci sta, ci sta. Un saluto a Mr. Student, Fra. Ciao Mr. Student.